questa live non prevista direttamente qui dagli uffici di Corax in via Turati. Sta per cominciare Inter Sampdoria, l'Atalanta ha appena vinto 16-1 contro... Madonna che cappello Tonino D'Andrea! Un quintale di gom gel ci hai messo, un quintale di gom gel, usi gom gel? Lo uso, lo uso. Ma no, infatti no, te sei sempre riccio, non lo vedo mai. Sposo ufficiale del gom gel, Tonino D'Andrea. Ma sì, era uno strangolo, C'è anche il dottor Bricchi che mi ha portato il caffè senza palette e senza zucchero. Ecco la formazione, Andanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Barella, Gagliardini, l'ammazza genovesi, Ashley Young, Forever Young, Christian Eriksen, il pianista della regina, Romelu Lukaku e Toro Martinez. Formazione offensiva per la Sampdoria che gioca con un 3-18-1-1. C'è tanti spari. Il caffè più a Red Bull. Menzi da battaglia. Menzi c'ha 18 anni. Scusate, dopo la partita io ho una vita notturna. Caffè che arriva fino qui, più Red Bull. Quando va via come Lino Banfi. Te Federico stai per l'Inter stasera, vero? No, per la Samp. Io sto per la Samp. Grande, grande. Io sto per l'Inter. Sai, hai un milanista e un juventino. No, ma io sto per... Veramente, formazione, veramente, un juventino, un interista e un milanista. Sono al bar, in Turati. Siamo proprio al bar Turati. Madonna, ma che cappello che c'ha Candreva, dai. Sì, Gomgel. Nuovo soprannome di Candreva, Gomgel. Oh, sì! Nuovo soprannome ufficiale, nuovo soprannome di Candreva, Gomgel. Posso dire che anche tu sei un po'... Sì, ma io e Messi praticamente siamo i social di giovani su queste cose. Sì, voi siete un po' più battistiani. Lucio Battistiani, bravo. Sì, Stefanino De Vrij. Questa è la bellezza delle live, è così, che puoi dire quel cazzo che vuoi. Tanto poi dopo tagli. Federico Menzi, ragazzi, detto Melfelder. Il tedesco Melfelder. Guarda Gagliardini sempre a testa alta come se fosse Beckenbauer. Comunque la maglia di Gagliardini ce l'abbiamo solo io, Gagliardini. E la mamma di Gagliardini. La mamma di Gagliardini. Sai chi sembra un po'? Sembra Fonzi. Chi che è uguale? Col giubbotto. Dai, lontano, vai lontano. Tacco di Lautaro, Romelone. Il pianista Romelone. Madonna che azione! Bello. Madonna che azione! Bello. Vai Romelone, vai! Ma questa è una bella azione, eh! Bello. Questa è una bella azione! Rompete i maroni a Romelone! Lukaku is magic, la. La. Vai! Tacco di Lautaro! Romelone, il pianista! Assist del pianista! No, ma tiene il panchino il pianista, tielo! Tiene il panchino il pianista! Ora provami! Porca veleno! Padre di misericordie, vita, dolcezza e speranza nostra salve. Oh, Barella, ogni partita se non prende una ringhinata. L'eleganza del Gagliardo. Bellissimo. L'eleganza del Gagliardo. Bellissimo il Gagliardo. No, sarà elegante, Rabiot. Enterà, Rabiot. Chi ha fatto più gol in campionato, Gagliardini o Rabiot? Mi può rispondere, per favore? Gagliardini. Quanto prende Gagliardini? Un quarto di Rabiot. No. Apposta, arrivederci. Una 2 milionata, secondo me, la prende. Sì, allora, Rabiot quanto prende? 8 milioni all'anno. 78 milioni. 8 milioni? Sì. Donna di petto con gel! Di petto con gel! Questa è la Candreva Reaction. Madonna! È la Candreva Cam. La Tonino Cam. La Gomgel Cup, Forever Young. Niang. Forever Young, Niang, cioè pelle gatte per Forever Young, Niang, cioè. Cosa c'entra pelle gatte? Questa te la metto però. Forever Young, Niang era il soprannome. Forever Young, Niang era il soprannome di Niang. Io non posso andare a casa della gente a fare video e non rompo neanche un piatto. Non è che tu devi avere un cazzo di vita, scusami. Ma io non mi inviti. Ma allora dice, va bene, invito Sgarbi, però non deve dire capra, non si deve incazzare. E allora non lo inviti, no? Guarda come gioca di prima Eriksen. Allora non lo inviti, no? E uno. Gomgel? Gomgel! Mamma mia! Bella atmosfera. Ma l'eleganza del Gagliardo. Nuovo soprannome di Gagliardini, l'eleganza.
No, no, ragazzi, precotto. Ma te sei mai stato precotto? Sì, guarda, c'è mio nonno che abita precotto. Nonno, 90 anni, Non facciamo una perla. A percorso si vive di più, mio nonno ha 90 anni arrivato. Madonna Gongel, come sguscia! C'è un giocatore al leader. Guarda l'appoggio di Gongel sulla fascia per Rommelhausen. Guardalo! Come punta Rommelhausen! Guarda per Gongel! Madonna ragazzi! Rompete i maroni a Gongel! Assist di Gongel! Rompete i maroni! Ma non sa fare questo, non sa fare. Madonna che azione, ragazzi! Che azione, ragazzi! Grande Beppe! Dai, va là! Beppe! Sei tutti noi, Beppe! Madonna, che gran Tonino! Madonna, ragazzi, che due bei gol che abbiamo fatto! Che azioni avvolgenti! Che azioni dominanti! A me sta facendo Tonino! Ma, ragazzi, ma Tonino, guardalo! Che palla che ha dato anche adesso! Vabbè, Gongel, in questo momento, secondo me, è una valutazione... Cioè, puoi tranquillamente mettergli su una clausola di 612 milioni, secondo me. Adesso che Andreva, più passa il tempo, più perderà energie. T'ha fatto mezz'ora in tromba, t'ha fatto... Ci ha mandati sul 2-0. Adesso è normale che... Poi adesso l'Appio perderà anche il potere del gel. Nel secondo tempo si darà un altro po' di gel. C'è ragione, c'è ragione. Tanto abbiamo capito che il potere di Tonino è il gom gel. Ma chi è quello lì? Magamagò! Magamagò! Cazzo, ne voglio capire. Madonna il pianista. Madonna il pianista. Non so chi sia quel coglione che l'abbia criticato. No. Se l'hai criticato, ti caccio da qua. No, proprio. Cioè, numero uno. Se c'era uno che si lamentava perché Eriksen non giocava, ero proprio io. Dano ci sembra che abbia 85 anni. Dano gli stai becchiando dei bestia. Minchia, che brutto. L'eleganza! Sto cazzo! Grande eleganza! Come mi perde palla al limite! Ma come fai a fare? Ma seriamente una giocata di tacco in quella posizione? Facendo non in play perché non lo sento. Ma guarda che puttanata! Lui ha sentito che è mezz'ora che lo chiamo l'eleganza e sta ci crede veramente, capito? Grande Gagliardo! Fine primo tempo, 2-0 per i ragazzi! Veramente grandissimo il pianista, grandissimo Rommelhausen, buon Lautaro e Gongel sugli scudi. Ragazzi, secondo tempo! Sta per cominciare, 2-0 per l'Inter, grandissima prestazione! Di Gongel, nuovo soprannome, ribadisco, di Candreva. Lo sto scrivendo su Instagram, su Facebook, ragazzi, ufficiale. Nuovo soprannome di Candreva, Gongel. C'è una domanda a Melferder che ancora mancano pochi. Quanto c'ho? 36 e 4. Venite a sedere. Facciamo finta che te sei in giro, no? Per Milano. Stai camminando. Ti ferma una bella ragazza. E ti dice, posso farti una domanda? Certo. E ti dice scivola. E ti dice così, te cosa gli rispondi? Scivola. Bravo pianista! Sì, Stefanino De Vrij! Madonna mia! Ma quante volte Stefanino De Vrij? Hai visto come è uscito palla al piede? Mi sembrava Rugani. Scherzavo. Ma chi è quel biondo della... Nino D'Angelo? Vai! Oh! Mamma mia, Lukaku! Mamma mia! Che brutta! Alla Dzeko, porta vuotissima! La sleccata! Vuotissima no, però di sicuro... Oh, di Icardi avrebbe segnato! Hai rotto il cazzo con sti Icardi, eh? Vai a Parigi, vai a fare i video, a fare i filmini, vai a Parigi, vai! Oh! Candreva che si immola. Ecco! Nino D'Angelo, l'ha fatto gol, Nino D'Angelo l'ha fatto gol. Bastoni! Cioè, allora, qui era da solo, vabbò. Lì, Bastoni, sveglia! Un intervento della serata sbagliato. Ma che sbagliato, questo non è mica facile. Oh. Ma l'hai messa lì, dai. Che cazzo dici, che ha quasi a fil di palo? Ma non è vero, ma non l'hai vista. A me non mi sembra che era facilissimo. Ma perché tu hai 40 anni e mi piace un po' più lenti, mi piace un po' più lenti. Tanta troia, puttana.
Se non ci complichiamo la vita, noi non siamo mica contenti. L'eleganza, palla al piede, testa alta, passo fiero. Vai, vai. Palla al piede, testa alta, passo fiero, serve Lautaro. Si è lamentato qui l'eleganza, la rivoleva. Siamo andati a riaprire una partita. Adesso la partita mi non mi fa venire. Ero tranquillo, ero. Ste gol de caf. Sarebbe un peccato se fare il gas da Santo adesso. Anche se volassi dalla finestra a terra. Siamo dal dodicesimo piano. Dai, ce l'ha un po' del mezzo. C'è il cappello del mezzo, il bastone. Guarda l'eleganza come si propone! Per fortuna non gliela fa. E lui ha detto l'aveva la tua pilata. Per fortuna Candreva, guarda. Mari anche lui però. Candreva ha finito di giocare al 30. Io gli voglio bene Candreva. Ha capito quanto ha dato fino adesso. Ho capito, 30 minuti ha fatto. Beviti la Red Bull, porca troia. Beviti la Red Bull. A 40 anni andrò in per due giorni. Veramente. Mercoledì ti chiamo. Non dovevo bere la Red Bull. Ricky, sono 100 anni che la mamma. Fai fallo lì, fai. Io ragazzi sento odore di inculata, sento odore di inculata. C'è Young che si ingappala da solo. L'ha scritto là. Sai cos'è il problema? È che se togli Young devi mettere su Biraghi. Quindi me le metti via. Meglio che tiri Young. Guarda dietro, l'ho appena nominato. Lei non sta capendo un cazzo di cosa. No, lui sta dicendo, allora quando sei qui non tocchi la palla, quando sei qui non la cercare, quando sei qua evita di passarla, evita di prenderla. Allora cosa devo fare? Un cazzo. Cazzo, fatti un cazzo. Moses e Biraghi. Fuori Candreva e Young, dai, ci sta. Se mi convincono Candreva mi sarebbe una cosa. Sì, Biraghi. Applauso a Bon J. Grande Bon J. Guarda che cappello, grande Bon J. Il pianista è il giocatore più forte del lì. Dopo Tonino, eh? Sì. Sammo Urru. Urru! Esce Eriksen del Porca Valero. Ma esce davvero Eriksen? Idee vincenti in cada conto. Idee vincenti. Mamma mia! Bella! La tartaruga! Era male. Ha provato a chiamare un taxi, Biraghi. L'altro giorno più inventurati, non sto scherzando, se non ci credi guarda su Google, è passato il camion degli spurdi, Biraghi spurdi. Ma finalmente la trovai la suddimensione. Guarda anche su Google. No, perché lui dice, vabbè, è una cazzata, no, guardi, cerchi, c'è Biraghi spurdi a Biraghi. E lui invece su una piede. Alexis. Dai Alexis! E Lino Maraviglia. Grandissimo. Palla. È tornato il Nino Maraviglia, l'uomo di Udine. Questo non è Nino, questo è Nino Maraviglia. Questo è Nino. Perché Nino c'è, lui può essere due versioni, Nino Maraviglia e Nino Maraviglia. Che è un idraulico. Nino è l'idraulico degli anni d'accetti. Nino Maraviglia, guarda. Il Nino Maraviglia. Che noia che sei. Cosa sono sti pantaloni da fornaio? Fai vedere che hanno la merda questi qua. No. Quindi sono da infermiere, cosa sono? Da gelataio. Biraghi spurghi, vai! L'eleganza, Biraghi spurghi. Abbiamo tre nomi per la Borca Valero, la triangolazione, Gagliardini, Biraghi, Borca Valero, mi sta mandando in visibilio. Nino Meraviglia. Guarda Moses che è là che si fa i cazzi suoi, non se lo caga nessuno da quando è entrato che si gioca solo da sta parte. Sta parlando con il raccatapalle, discutono. Guarda Moses! No, la tutta Gagliardini. Guarda, che peccato. Grande Nino. Nino Maraviglia. Tira. Faceva fatica arrivare in porta questo tiro di porta. Come i bambini. Non so se arrivava in porta questo tiro di porca Valeria. Oh. Calcio di rigore. Ma lui deve venire tutte le volte. Ah, per questo qua era invitato. Io non l'ho invitato. Ah, non l'ho invitato, a casa mia, ovviamente. Cosa fa? Ma guarda che numero ha fatto! Guarda come scaloppa la cartella! Guarda la cartella! Madonna! Cioè, Barella ha fatto il numero della Madonna per innescare il contropiede. Moses è partito
facevi 75, sembra, ragazzi. C'aveva la Polini, c'aveva. Quello è rigore. Il rigore del cazzo, ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? No, 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 ho visto malissimo. Cioè, voi veramente. Rigore! Rigore! Cioè, voi della Juve dovete sempre urlare rigore, anche c'è. Ho visto malissimo, ho visto malissimo. Guarda porca d'esterno che ti lancia la gazzella! Guarda come punta la gazzella, l'eleganza fa il rigore! Rigore, vuoi sempre rigore? Vuoi rigore? Poi chiedo il bambino quello che hai detto prima, aspetta che... Cioè, voi veramente... Rigore! Rigore! Cioè, oh, che brutto intervento! Bruttissimo! Non mi vola, guarda! Vola. Io ho fatto una simulazione della Madonna, elegante. Anche poco elegante, se posso dire. Lo sai che l'eleganza sta portando il suo voto da 6 a 5 e mezzo? L'ha visto. Grandissimo Gagliardini, eh. Comunque Biraghi è entrato per far schifo, eh. Come sempre. No, beh, non è la verità. Guarda come di furbizia zigolia la liquirizia e ti cresce la furbizia, porca Valero. Subito, come ha rubato il pallone. Ho dato un buon fallo, Nino. Guarda che ha scatarrato, si è scatarrato in bocca. Di mestiere. Abbiamo vinto con una grande prestazione, soprattutto nel primo tempo, del pianista di Gongel. Commento? Amala sempre! Allora ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, clic, like alla pagina Facebook, e poi come sempre, devi dire clic ancora, scusate. Rifacciamo. Allora ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube, clic, like alla pagina Facebook, clic, seguitemi su Instagram, clic, e poi come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao ragazzi!